start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un gioco molto particolare, un gioco cooperativo, si chiama Wild Mender e siamo in compagnia di Ibu90. Buongiorno a tutti. Ecco, è un gioco cooperativo, costa 25 euro su Steam e particolare perché è un survival ambientato in un deserto dove fame e sete la fanno da padrona. Infatti vedete che io qui ho l'oasi dove posso andare a... posso andare a riempire la mia bottiglia e poi bere. Mangiare un altro paio di maniche. Il gioco appunto è ambientato in un deserto e, come pubblicizzano su Steam, dovremo costruire un accampamento, comunque sopravvivere. E tra i suggerimenti dei caricamenti, stando all'ombra, pare che la sete non scenda, giusto? Sembra di sì, a parte che non vedo ombra. Sì, l'ombra c'è nella tenda, l'abbiamo fatta apposta. Ho appena scoperto che con la T c'è la ruota degli strumenti, tra l'altro. Sì, quella c'era. E c'è il tutorial, una mezz'oretta più o meno, 20 minuti, che dovete giocare da soli prima di potervi unire ai vostri amici, vi fa craftare le cose base che vi servono per scavare, per il sickle serve per tagliare, credo. Sì. Infatti taglio qui, recupero il legno. Poi abbiamo la bottiglia che ce la danno subito. L'ombrello fungo ci serve quando saltiamo da molto in alto per planare senza romperci le ossa. Il copper mirror invece serve per combattere i nemici o farci uno scudo di protezione. Invece questi puntini luminosi a terra dovremo poterli scavare con il wooden spade. E col tasto C possiamo andare a craftare varie cose. Abbiamo craftato una workbench, quindi un tavolo da lavoro, che è possibile poi usare per andare a fare diverse cose in Fusion. Ah, qua è tutto, ma non abbiamo ricette ancora, quindi il gioco è guidato da quest che ci consentono di andare avanti, esplorare il mondo e fare cose, tra cui andare dove stanno precipitando quelle comete viola. E ho sbloccato una quest. Use the spade to dig some trenches near water. Ok. Il più è sapere cosa sono i trenches. Trenches erano i fossi, tipo. Non riesco a fare il canale. A me è la data spuntata. Sì, l'ho fatto. Ma perché ci fa scavare dei canali? Ah sì? Sì, guarda che sta arrivando l'acqua. Sì. Spettacolo. Perché poi se guardate su Steam trovate degli screen dove i villaggi sono iperverdi. E quindi si può fare. Però ci serve da mangiare. Il classico cespuglio secco che rotola, che mi fa anche male, tra l'altro. E niente, dobbiamo trovare del cibo. Oasis Gate. No, sembra essere piuttosto ampio come gioco perché ci sono varie cose da esplorare, varie cose da craftare. Possiamo fare il compost bin o lo storage basket, che sarebbe utile, con delle fibre di piante, o il planter con della sandstone e del fertilizer, che a quel punto si fa con il compost bin. Quindi procuriamoci un po' di legname. Tanto qua ve l'ho voluto far vedere in coppa per vedere com'è. Perché all'inizio il gioco ha un po' di... non so, potrebbe annoiare un po' per la narrazione forzata dovuta al tutorial. Però devo dire che non è male. Ha alti e bassi anche come grafica, perché quando entrate nella foresta degli alberi bianchi sembra di giocare al primo World of Warcraft. Però andando a esaminare tutte le varie cose potete vedere... queste sono piante morte, possiamo ravvivarle in qualcosa... con qualcosa che sembra essere la Song of Rebirth, quindi non possiamo resuscitare ancora le piante a quanto pare. Comunque bellino, anche l'acqua, anche il terreno che puoi scavarti, infatti si sta aprendo pian piano, sta aggiungendo cose interessanti.
No, poi la grafica ricorda quella un po' un misto tra Zelda e Genshin Impact, comunque. E qui invece dove c'è questo... Ah, ok, adesso mi scivola quando sei in discesa e... Sì, sì, sì. Sì, perché c'è modo anche di fare skating sulla sabbia, lo diceva il tutorial. Sandstone. Dobbiamo trovare del cibo, perché io ho sete. Ma... Scava. Aspetta che... No, ho versato l'acqua per terra. Devo bere, assolutamente bere, perché scavo per terra ma non trovo niente. Trovo sandstone che mi serve. Devi scavare vicino alle piante. Penso che ti dia i semi. Anche il cactus. Vedete che ci dà anche il livello di umidità. Carino. Oh, io prendo... Facciamo la cassa così ci scambiamo gli oggetti. Inventario che si apre col tasto B. E poi è diviso tra semi, cibo, risorse, craft e gear. Quindi è un gioco basato su, principalmente sulla coltivazione. Dato che sempre non ci sia un limite di peso nell'inventario. No, anche quello ho notato, sì. Ma quella macchia qua di terra umida... Hai visto? No, no, è un po' che c'è, ma ho il dubbio che effettivamente può essere un... Vabbè, proviamo a vedere se mi puoi buttare la roba per terra. Drop. Beh, lo storage basket lo faccio subito e lo posiziono qui, dietro qua. Ho buttato qua. Aspetta, che crafto il basket, ok. Adesso con interact possiamo mettere dentro 8 oggetti. Tu hai buttato della roba per terra e la prendo. Vediamo se posso fare qualcos'altro. Il planter, però mi serve... Facciamo il compost. Mi servono 2 fibers. Fibers, bisogna buttare giù le piante, secondo me. Sì, sì, sì. Però inizia a prendere forma. Ci sono i nemici, si combatte appunto come vi ho fatto vedere prima con lo specchio. Ma mi sa che lì le fibre non ci sono perché sono morte quelle piante. Io prendo sandstone. Sarà un video di gathering completo questo. Vado a vedere che cos'è quella rovina là in alto. Vediamo se posso... Io ho trovato le fibre. Hai trovato quante? 2. Sì, me ne servivano 2. Allora te le mollo. Ho bisogno di mangiare. Aspetta che provo a vedere se posso mangiare qualcosa. Questo è velenoso. E ho che i funghi che ti tolgono vita. Sì, sì, no, ma lo dice. Da uno di cibo toglie uno di sete. E non è un gran problema. Ne ho 10, li mangio. Tanto bevo finché voglio. C'è l'acqua qui. Credo sia illimitata, ma... Sì, cura un po' pochino, però. Questo? No, questo toglie 3. Non conviene a nessuno mangiarlo. E adesso di notte le piante sto buttando fuori quegli spiriti che ti ricaricano il segnalino, quello lì centrale, ti ha fame e sete, che non so cosa sia. Sì, che non sappiamo ancora perché stiamo ancora esplorando il gioco. Facciamo il compost bin, dove ci buttiamo dentro non so cosa, ma ci servirà per fare il terreno. C'è lo spirito lì col punto esclamativo che vuole a tutti i costi darci un'altra quest. Comunque, il compost bin... Ci buttiamo dentro una roba da farmacire, immagino. Quindi butto dentro questo. V-crafting. Ah, no, 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 no. Il compost bin. Butto dentro anche questo che è velenoso. E questa cos'è? Ci fa piantare qualcosa qui? No. Vabbè, no, volevo andare a vedere che cosa c'era sulla collina. Tanto a breve rimarrò ancora senza cibo e morirò. Quando si muore si lascia tutto l'inventario, ad eccezione dei tool che stiamo usando, che non sembrano avere durabilità, quindi non si consumano. Gettate tutto a terra e dovete andare di nuovo a recuperare tutto. Inoltre non c'è la stamina, quindi quando vi arrampicate, perché potete anche arrampicarvi, non finisce la stamina. Quindi climb con left shift, vedete che io mi arrampico così. E io arrivo su. Sono un fantasma e una cassa. C'era il sentiero. Apro. L'antico quartiere. Fresh ancient amaranth grain. Dove c'era da piantare? Parla col tipo. Listen to a story.
Non abbiamo. Tu hai le essenze. Sì, ne ho. Penso che siano quelle robe lì. Sì. Ne ho, Allora, ne chiede sì. 10, io ne ho 8. E non è Però una tu non cosa. vedi cosa sto. Ti Come? dico cosa succede. Sì, Vedi perché quello io lì. ne ho 8 su 30. Allora, praticamente pago 10 di queste fidente e mi racconterà la storia. Sì. Ah, abbiamo preso Ah, tutte e no, ok, due. non mi ha detto niente. C'era Ti ho dato dato un una bonus, pen penso. name. Ah, le skill. La memory sono le skill. Ok. Con la M. M. E qua ci sono le skill divise tra Survival, Arcana, Spirituale, Secret e Guidance. E qua si vanno a spendere i punti. Abbiamo 2 punti in Arcana da spendere. Costa 2 memories. Craft an enchanted sigil che raccolgono essenza e Senza. L'ha riparano. Ok, la prendo. presa anche a me. Probabilmente abbiamo una cosa condivisa. Ah, ok. Adesso se io uso l'ombrello. Sì, Adesso. io non ce l'ho. Non ce l'hai? Non l'hai fatto. Là c'è qualcosa. Vedete che scendo così. Vedete che qui, quando vado tra questi alberi, graficamente sembra molto più arretrato. Non gli rende giustizia. Comunque, là, dicevo, c'è la luce dove c'è il portale, ma mi sa che è una luce solo perché c'è la rinascita se dovessimo morire lì. Ora, voglio capire. Noi abbiamo preso un'abilità, quindi possiamo craftare qualcosa di nuovo. Infatti c'è la Sigil Stone. 10 di essenza ci serve. Dobbiamo fare uno di essenza, se ti ricordi come si fa. Allora, devi andare vicino alle piante. Ah, guarda, Giusto? guarda qua dentro. Vedi qui dentro, sta marcendo Ah, uno bene. dei due. L'altro non marcerà mai, quindi ho preso anche delle cose. No, scusate, eh. Allora, questo. Devi passare vicino alle piante perché sto droppando tutte le essenze io. Ma dove sono? Quella che abbiamo piantato. In che senso? E probabilmente te l'ho già raccolte tutte. Ogni Ma. tanto escono dalle piante dei raggi, degli spiritelli che sono. Ah, no, infatti io non ne ho raccolto. Non ne vedo io. Beh, ma se. Probabilmente No, ma aspetta, ne ho preso 10, quindi sono in comune anche quelli, quindi faccio te. No, craft la. io 15 credo che siano separati. No, 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 io ne ho 10. Boh. Comunque, tu hai un flint? No. Credo di averlo consumato io il flint. Perché mi serve per fare questo oggettino nuovo qui. Si raccolgono vicino alle pietre. Sì, infatti. Tipo vicino al Infatti, rame. qua non si mina la pietra, ma si scava sotto la pietra. Sto continuando a raccogliere sta roba qui. Vedete qua è. Non so se era copper questo. Però no, non c'è niente. Deve esserci il. Eh no, bisogna andare a trovare il flint assolutamente. Intanto ne approfitto, butto giù anche questo, così mi faccio qualche altro materiale in più. Il gioco, l'ho detto, costa 25 euro e attualmente su Steam ha diverse recensioni positive, la media è molto positiva, quindi è una sorpresa perché alla fine non lo conoscevo e c'è stata la possibilità di provarlo in coop. E ovviamente io mi sono incamminato senza avere riempito la borraccia e vabbè. Perché poi, boh, non so se sia possibile raccogliere l'acqua anche dalla pioggia, se piove mai qui. Comunque di là ci sono dei panorami interessanti, c'è una torre distrutta e una casa. Sto andando verso la casa, vediamo se riesco a ottenere qualcosa. Se tu trovi il flint, chiama. Sì, io sto cercando. Ma sai se è in early access o se è già finito? Non mi pare in early access, però mi sa di no. No, 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 è già completo. Ho controllato al volo, ma no, è già. Poi, se siete esperti di survival, in italiano ve ne fate fino a un certo punto. Perché. Allora, qua c'è sandstone. Dimmi che è un flint. No, è un sandstone.
È una casa distrutta e c'è dentro un forziere. Quindi lo apro. L'antico forziere. Tra l'altro, i semi che ho nell'inventario stanno pian pianendo, pian piano marcendo. Sì, ho preso un altro seme. E c'è uno spirito qui. Quindi devo attaccarlo. È bello perché quando vi sparano i nemici, se attivate lo scudo in tempo, il suo raggio viene respinto indietro. Bone Fragments. Dobbiamo ancora capire come funziona il sistema delle ricette, se dobbiamo scoprirle, se si sbloccano da sole. Oh, questo è interessante perché potrebbe essere il flint o del metallo. Copper, che non me ne faccio niente, però ce n'è ancora. No, no. Non mi piace tantissimo sta cosa dello scavare sotto la pietra, però mangiamo questo. Questo ci toglie parecchio, vediamo. Questo ci dà 5 di cibo e ci toglie 6 di acqua. Direi che ci sta per sopravvivere ancora qualche istante tornando al campo. Sono andato così lontano. Ah no, è di là. Stavo sbagliando strada. Poi è un multiplayer, diciamo, cooperativo su invito. Quindi non credo ci siano i server, però. Non ho visto lobby o cose del genere. Bevi. Adesso mangio anche quegli altri cosi. I semi si stanno marcendo lentamente. Dobbiamo fare assolutamente il... Il? È la cosa per coltivare. Ah, sì. A meno che non ci sia un modo di coltivare alternativo. Se io prendo il seme e lo metto lì, cosa posso fare? Eat plant e... Ah, lo posso piantare? Sì, diventa verde. Ok. Eccellente. Assicurati che ci sia abbastanza acqua. Infatti, se io adesso vado a prendere... Posso piantare un altro? Sì. Bene. Adesso io prendo la mia bottiglia e posso versargliela sopra. Così. Eh sì, si riempie la barra blu. Sì, ok, interagisce, ci dice se avessimo la canzone della crescita possiamo ibernarla, ma non abbiamo ancora l'abilità per farlo. Ci serve life shaping. Comunque matura in 36 ore. Grow rate 100%, pianta stage giovane, qualità del terreno è arabile in salute. Buono. Eh sì, mi sa che dovremmo allargare un po' il canale qua. Più che altro capire se poi il livello scende o è un'acqua illimitata. Allora, si sta bagnando. Come? Perché si vede la luna, eh? Sì, è bellissimo. Ma è comunque sabbia, secondo me qua non ci coltiviamo. No, no, di là ha detto che è in salute per coltivare. O ma che era già così, terra, però. Probabilmente era già terra questa. Anche di qua c'è della terra comunque. Qui. Quindi è per giusto non farci morire subito male. Esatto. Ma flint niente, giusto? Niente flint. Io devo buttare dentro qualcos'altro nel compost qui perché ho bisogno di... Questo no. Ah no, ma tanto due diventano... Vabbè, gli butto dentro anche questo. Ah, adesso si è espansa la terra. Proprio sotto i miei piedi. Dove sei? Non so in che modo. Qua. Ah, poi si è espansa? Ah, ok. Beh, bello che sorge il sole e poi ci sono anche le ombre in tempo reale che si allungano. E niente, dobbiamo continuare a cercare. Il flint l'avevo trovato, però...
Sì, anch'io nel tutorial nel mio l'ho trovato. Ma non è Valheim. No, esatto. Il tutorial diceva qualcosa anche dei cactus. Prima ne ho trovato uno, gli ho dato da bere, ma non mi ha fatto niente di... di che. Non ha detto grazie. No. Oh, là c'è una fortezza circondata da un... da una cupola viola, ma vabbè, la quest adesso sarebbe di andare dove partono quelle comete e vabbè, distruggere il mostro che c'è su, sempre quello specchio. Comunque io sono arrivato qua dove ci sono due case, adesso trovo due di legno, delle scale che salgono, vediamo cosa c'è su. Oh, due piani, un forziere che apro subito. Survival scroll e altri semi. Forse trovo il flint. Forse trovo il flint. Ho trovato un altro nodo di metallo. No, copper. E quando bisogna del copper poi non c'è mai. Esatto. Apriamo questo. Flint. Festival cake. Oh, finalmente qualcosa da mangiare. Arrivo, eh. Aspetta, c'è un carretto distrutto. Ho trovato, dicevo, un survival scroll che leggo e ottengo survival memory. Ok, che sarebbe, però se guardi aprendo l'inventario sulla sinistra c'è anche l'equipaggiamento. Sì, ho visto. Sì, non ho ben capito cosa ci ha dato. Oh, le skill, come quella di prima. Ok, il pat, possiamo Blend. Fare wooden pat per camminare più agilmente. Va bene, allora il flint ce l'hai? Vieni, torniamo là che... che facciamo questa pietra così per vedere cosa fa. Poi in effetti è bellino come scala le dune. Ah, se premi shift si arrampica. Molto bene. Non c'è la stamina, ma quando scatti ti va giù fame, siete molto più veloce. Sì. Come Minecraft. Poi i tornado lì non so cosa facciano, non voglio saperlo. Ah no, li ho distrutti, ok. Allora, butta il flint. Allora vado, Sigil Stone Craft, e non so dove metterla, la metterò qui. Non so cosa serve. Ah sì, colleziona punti per oddio, riesci ad aprirlo anche tu mentre lo sto guardando io? Ha una range di 18 metri, vita 60, quindi è pieno della vita, e accumulerà i punti qua. Offre protezione dalle condizioni del deserto riducendo il danno e la perdita d'acqua dovute al sole e al vento se gli facciamo questo potenziamento, però copre 18 metri, quindi è bellino, sono dei totem tipo da mettere nel villaggio per proteggersi. Allora, il coso per seminare puoi già farlo tu? No, serve il fertilizer. Non in questa vita riusciamo a farlo. Sta marcendo ma male. Perché secondo me quello che gli ho messo dentro non è... Ah, rest until dusk. Ok, si può dormire fino alla sera, quindi magari di sera scende meno la fame e la sete.
sta crescendo il stanno crescendo i semi, sì, Ancient Amaranth maturo in 25 ore. Bene. E siamo molto indietro anche rispetto a quello che si vede su, su Steam, le varie strutture fatte, diciamo. Comunque. Niente, che altro rimane da vedere? Con la J accediamo al journal con le missioni attive, i semi che abbiamo scoperto fino a questo momento, l'equipaggiamento che praticamente è nullo, perché abbiamo solo il primo tier, perché poi se vedete ci sono le evoluzioni delle armi, l'evoluzione della borraccia, c'è l'evoluzione del sickle, c'è l'evoluzione dello specchio, abbiamo il l'ombrellino, abbiamo le risorse, ne abbiamo viste una minimissima parte, a parte la chiave runica che non mi ricordo quando l'abbiamo vista, e le strutture. Con le strutture, cosa più importante, ci sono un sacco di altre strutture, tra cui si vedono anche cancelli, ponti e altre strutture, quindi ci sarà da esplorare. Però direi che un minimo l'abbiamo visto. Niente, abbiamo deciso prima di chiudere di provare ad andare a raggiungere una delle comete, quindi stiamo scalando la montagna. Comunque no, non c'è personalizzazione del personaggio, nel senso che il mio personaggio è identico al tuo, vestito uguale. Vediamo, mi sa che ancora è lontanuccia la cosa, No, forse no, forse su qua. Sopra qua, sì. Sono tra l'altro anche quasi morto. Perché se vedete è scesa tantissimo la sete ed ero al massimo prima. E sicuramente ho la borraccia vuota. No, ancora un po' piena. 16 su 75. Si può bere anche intanto che scali. Sì. Ehi, là, che multitasking. Allora, adesso. Lì. Ecco, aspetto che arrivi anche tu. Equipaggio, sì, lo specchio. Io da tank, guarda che... Tu che sei... di vita. Che hai tanta... Tu quanta vita hai? Pieno. Ok. Hai l'ombrello per andare giù velocemente? No. E io sì. Ci provo. Vedete che sparano queste cose qui, ma se io... No! Dove sei? Ce l'hai fatta a scendere? No! Mi sta attaccando. No! Lo spirito mi sta dando qualche... Non riesco a colpirlo. Dove è andato? Ma tu sei sceso già? Sì, sono qua. Sta sparando. Ok, vedete che ha usato la protezione. E l'hai abbattuto? Sì. Sembra. Sì, devi colpire qualcosa lì adesso, mi sa. No, rilascia lo spirito imprigionato. Perfetto. E la questa principale ci impone di farne 4, noi ne abbiamo fatti 3 su 4, bene. Perché poi adesso non so dove andare a finire la quest principale. Ci porterà sicuramente... Forse che spara. Anche quello lì spara, Ok. Non spara più. Però spara ancora senza il cristallo. Vediamo cosa c'è nella casetta come ultima cosa. Quartiere. Un altro seme, un altro spiritual scroll che leggiamo subito. Un arcane scroll ho trovato. Ah, un altro, sì, sono i punti, è vero, è vero.
sono i punti. Abbiamo un punto spirituale. Ah, impara a cambiare la crescita delle piante infondendo con la magia. Due punti mi servono e non ce li ho. Mentre sull'arcane posso... costano tutti e due. La survival posso... No, niente. Posso niente, quindi andiamo avanti. C'è una passerella nella casa, sto andando in cima. Qua non c'è nulla. E no. Poi se vai in alto. E in cima c'è... Ah, c'è l'ombrello se lo vuoi, eh. È qua da prendere. Bene, arrivo. Il fungo ombrello. Se hai visto dove sono. Sì, sto salendo. Ecco, poi da qua possiamo vedere dove eravamo, che non ne ho idea, devo guardare la mappa indietro. Eravamo di là prima. Sì, giù là credo. Credo che abbiamo scalato la montagna, siamo scesi di qua. Sì, si vede là il raggio. Prendi il fungo e vai. E bisogna vedere dove sono le altre comete che sono, si vedono là in fondo, molto molto lontane. Quindi mi lancio giù. Ah, c'è subito lì dietro la montagna. Comunque niente, direi che può bastare così fino a questo momento. Fateci sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere un altro episodio, o ancora meglio, che cosa ne pensate del gioco, così vediamo se vi è piaciuto. Io con questo vi ringrazio e vi rimando come sempre a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao! Ciao ciao!